Together we will stand, unstoppable, lit up by our people, culture, and the beat of the city. This city is everything. It drives us, it flows through our veins. It is us. This city is we compete, we hustle, we live the game, we play with fire, we have no fear, we are the new Milan. Sono Harry Laz e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati in un nuovissimo video su FIFA 19 e come avete visto dal titolo e dalla miniatura ragazzi, siamo qui con l'episodio 0 della nostra carriera allenatore con il Milan. Ebbene sì ragazzi, in tantissimi di voi l'avevano già capito perché appunto sui social vi avevo dato un casino di spoiler. Tra l'altro ragazzi, se non mi seguite ancora su Instagram, andatemi tutti quanti a seguire, il mio nome è Instalazza con due A finali. Mi raccomando ragazzi, in descrizione ragazzi troverete il sito di Maglietta da Calcio, social media shop, codice Lazza, 15% di sconto su tutte le magliette. Perciò tornando a noi ragazzi, questo qui è l'episodio 0 di carriera. Perché episodio 0? Ve lo spiego un attimo. Praticamente come avete visto dal video di ieri, sono sulla Xbox. Io solitamente, per chi non lo sa, insomma, gioco sulla PS4. Quindi per non stare indietro con i contenuti, ho deciso di prendere queste 10 ore di EA Access per appunto portarvi video, live, eccetera. Ora in camera mia ho l'Xbox qui davanti, ma il 25 appunto andrò a mettere la PlayStation con il gioco scaricato per intero. Quindi non mi andava di iniziare la carriera su Xbox perché poi non l'avrei più usata. Quindi ho detto meglio che aspetto martedì il 25 che esca FIFA completo e appunto mi inizio la carriera lì. Perché il primo e vero episodio della carriera uscirà martedì verso le 14 e qualcosa. Comunque state aggiornati sul mio Instagram, che mi ricordo sempre Instalazza con due A finali, e lì vi dirò quando uscirà la carriera. Quindi questa qui è un po' la motivazione principale dell'episodio 0. Ma oltre a questo volevo chiedere anche voi un aiuto qui sotto nei commenti. Ragazzi, secondo voi quali giocatori devo andare a comprare al Milan? Ora vi farò vedere anche un po' qual è la rosa del Milan, il budget che ha a disposizione il Milan. Però ragazzi, se volete vedere la carriera, minimo 5.000 mi piace. Perciò ragazzi andiamo su nuova carriera e andiamo a vedere un attimo com'è composta la squadra del Milan. Allora ovviamente facciamo allenatore, facciamo finta di iniziarne una. Allora il Milan è la squadra con 4 stelle e mezza, è la seconda squadra con più budget in Serie A dopo la Juventus. Infatti abbiamo 90 milioni, valore club 740 milioni, stadio San Siro, vabbè. Successo in patria ovviamente deve essere alto, successo continentale anche lui alto, fama del brand massima, finanze molto bassa e crescita giovani normale. E da lì ragazzi che io andrò a puntare appunto sulla crescita dei giovani, perché appunto il Milan è pieno di giovani e devo dire anche italiani, che non è andata da mettere da parte, attenzione. Quindi avanti. Allora qui un attimo, vabbè, facciamo fine, facciamo finta di creare un personaggio così velocemente. Qui poi andrò a mettere i valori sulla carriera che andrò a iniziare sulla PlayStation. Io ora ragazzi ho fatto questa carriera al volo solo per vedere la rosa del Milan. Mi raccomando ragazzi, nei commenti voglio sapere tantissimi giocatori da appunto acquistare nella carriera, soprattutto centrocampisti, anche nomi big, perché avete visto che comunque abbiamo un budget davvero molto molto alto. Io in teoria ho già 2-3 nomi in mente come centrocampisti, però ovviamente voglio sapere anche la vostra nei commenti. Quindi perfetto, eccoci qui ragazzi, rosa del Milan, perfetto. Qui le solite tattiche che ormai abbiamo già imparato, quindi avanti avanti. Inizialmente il Milan si dispone con un modulo 4-3-3 numero 2 o 3 sull'Ultimate Team, sarebbe comunque quello con il CDC. L'attacco a me sembra buono, forse ragazzi c'è quel Çalhanoğlu che magari possiamo andare a sostituire con un giocatore che andremo a acquistare sul mercato e mettere appunto Çalhanoğlu in panchina. Poi ragazzi, a centrocampo, a me sinceramente non me ne voglia il signor Lucas Biglia, però veramente non posso vedere Biglia lì a centrocampo. Quindi un mediano ragazzi, stoppate il video e consigliatemi un mediano qui sotto nei commenti. Poi anche Bonaventura comunque ha la sua età, infatti ha 28 anni, quindi un centrocampista giovane
ci vorrebbe che sia comunque un 96 se non mi sbaglio, infatti ha 21 anni, quindi è molto molto giovane. Come difesa siamo messi abbastanza bene, tranne Rodriguez che anche lui ha 25, anzi pensavo ne avesse di più Rodriguez, però è giovane anche Rodriguez. Musacchio lo andremo a sostituire ovviamente con Mattia Caldara al 100%, così appunto da far crescere il nuovo acquisto del Milan. Romagnoli lo teniamo perché ovviamente è il capitano, però comunque è giovane anche lui. Calabria giovanissimo e Donnarumma credo sia uno dei portieri che crescerà di più nelle carriere. Poi in panchina abbiamo Laxalt che ha 25 anni, quindi come Rodriguez. Castiglieco che è un ottimo giovane, infatti ha solo 23 anni. Si può mettere anche a sinistra Castiglieco perché mi sembra giochi entrambi i ruoli, infatti ESD e CC, addirittura centrocampista può fare. Come c'è Come ci sono, ragazzi? Direi, allora, a parte questi due nomi che vi ho detto, Biglia e Bonaventura, ovviamente se mi arriva una grande offerta andrei a cedere anche qualcuno tipo Suso. Non vorrei mai cederlo, ragazzi, però chiaramente se mi arriva l'offerta da milioni su milioni chiaramente vado a cederlo e vado a comprarmi un esterno d'attacco forte. Poi Cutrone, ci punterò tantissimo, ragazzi, su Cutrone. Infatti la maglietta è anche di Cutrone, non so se avete visto, però davvero lo amo come giocatore. Bakayoko, 23 anni, anche lui è abbastanza giovane. Insomma, avete visto che comunque il Milan ha una rosa di giovani. Montolivo, se appena mi arriva l'offerta accetto subito senza vedere. Anche lui sarà un giocatore, secondo me, che deve partire. Come budget stipendi, il Milan ha 251.000 euro. Tra l'altro, sulla PS, visto che gioco da un po' di anni, premendo R3 ho anche la cosa che aumenta praticamente il budget della carriera. Ora non so se è possibile farlo. Magari fatemelo sapere nei commenti se voi l'avete già fatto. Potrei avere anche un'aggiunta del budget normale, standard del Milan. Qui, signori, questo qui era l'episodio 0 di carriera. Fatemi sapere comunque se vi può interessare questa carriera. Mi raccomando, 5.000 mi piace per far partire la carriera allenatore su FIFA 19 con il Milan. Martedì 25 verso le 14 comunque vi terrò aggiornati su Instagram, Instalazza con 2 A finali. Aspettatelo al 100% martedì. Attivate la campanellina, iscrivetevi al canale se non ancora fatto. Grazie, ragazzi, qui da LZ tutto. Bella e forza Milan, ragazzi.